Buonasera a tutti, occhiacci di legno, distanza e straniamento. Ovviamente qui l'ospite d'onore è Carlo Ginzburg, siete qui per questo soprattutto. Non servirebbe che io dicessi nulla su di lui, ma insomma, due parole. Come tutti sanno, uno storico, e lo storico che ci ha insegnato a leggere la storia a partire dalla cultura materiale. La sua bibliografia è immensa, le sue lauree honoris causa anche, sono 16 mi pare. Ha insegnato in università italiane, europee, statunitensi, ha moltissime traduzioni, moltissime lingue dei suoi libri, ma qui in Friuli è amato ed è aspettato soprattutto per due dei suoi libri, I Benandanti, che ha presentato in una nuova edizione ieri alla Tisana, e naturalmente Il formaggio e i vermi, da dove emerge un grande personaggio che sta nel cuore di molti friulani, Menocchio. E qui presenta e ne parlerà insieme agli interlocutori che adesso vi presenterò, presenta una riedizione di Occhiacci di legno. Occhiacci di legno che era uscito nel 98, mi pare, la prima volta, e adesso esce in una nuova edizione per Quodlibet, o Quodlibet, che dir si voglia, con una decima riflessione sulla distanza. Voi sapete che la parola chiave di vicino lontano 2021 è distanze, e quindi era necessario avere qui Carlo Ginzburg. Discuterà o parlerà, converserà con Giampaolo Gri, che è un antropologo che ha insegnato all'Università di Udine, che tutti conoscono. Anche lui si occupa di cultura materiale e di valori simbolici, intrecciando il rapporto tra tradizione e modernità. Insieme a loro c'è Sergio Adamo, che già è stata su questo palco ieri pomeriggio, con un'interessantissima conversazione. Questa volta è qui in quanto è una letterata, è una docente di letterature comparate e teoria della letteratura all'Università di Trieste, ed è evidente che la letteratura ha molto a che fare col concetto di straniamento. Devo dirvi che questo evento si svolge in collaborazione col gruppo di ricerca Straniamenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Io vi lascio a questa conversazione con molto piacere. Grazie di essere intervenuti, buona serata e buon ascolto. Bene, buon pomeriggio. Abbiamo quindi la fortuna di dialogare questo pomeriggio qui con Carlo Ginzburg sulla questione della distanza e con Giampaolo Gri. Come vi è già stato detto, il pretesto, diciamo così, è un libro di Ginzburg che raccoglie alcuni suoi saggi, già pubblicato appunto nel 98, anche nel 2011 e più recentemente nel 2019, che porta come sottotitolo 10 riflessioni sulla distanza, perché c'è una decima riflessione, come avete sentito, rispetto alle precedenti, una riflessione in cui appunto Carlo Ginzburg risponde ad alcune obiezioni che l'avvocato del diavolo, non meglio definito, gli avrebbe fatto. E volevo per iniziare soffermarmi sul titolo, Occhiacci di legno. Occhiacci di legno è una citazione da Collodi, da Pinocchio. È un momento importante, è il momento in cui Geppetto sta dando vita di fatto a quel pezzo di legno che non è ancora Pinocchio, che non è ancora quell'oggetto strano, vivo, non vivo, bambino, non bambino, che poi sappiamo. E in quel momento si sente osservato, no? Si sente osservato e reagisce con meraviglia. Io credo che qui le parole siano molto importanti. Quindi il primo elemento che metto qui sul tavolo rispetto alla conversazione di questa sera è la possibilità della meraviglia che ci dà la distanza. Però appunto c'è dell'altro, perché nel momento in cui
Geppetto chiede a questi occhi che lui sta costruendo: perché mi guardate? È una meraviglia che spinge a fare delle domande, è una meraviglia che ci interroga, e dice: perché mi guardate? Lo dice con tono risentito, e forse dietro questo risentimento c'è anche una sorta di timore, paura, angoscia, perturbamento. Ci sono tante sensazioni che stanno dietro questa parola, questo accento risentito appunto che nota Collodi. E però la cosa più interessante è appunto che questo risentimento nasce dal fatto di, dice esattamente Collodi, vedendosi guardare. Cioè Geppetto in quel momento reagisce perché dice vedendosi guardare, che non è qualcosa di consueto, vedersi guardare. È una questione su cui appunto poi mi piacerebbe che sia Carlo Ginzburg sia Giampaolo Gri approfondissero alcune riflessioni. E la cosa ancora più interessante, secondo me, di questo episodio è che non c'è risposta. Non risponde naturalmente questo pezzo di legno, perlomeno risponderà poi in tanti modi, reagirà in tanti modi in tutto lo svolgersi poi successivo della vicenda. Ecco che cosa c'è dietro per cominciare, no? Questa idea degli occhiacci di legno, questo titolo che già ci rimanda a tutta una serie di possibilità, di letture. Ma la cosa che io trovo veramente emozionante nel rileggere, l'avevo letto all'epoca quando era uscito questa riedizione del testo, è la definizione che Ginzburg dà della necessità di adottare questa distanza, e parla di fecondità intellettuale. Ecco, questo è un po' quello di cui vorrei parlassimo questo pomeriggio. In che modo questa posizione dello straniamento, della distanza, dà poi origine a una fecondità intellettuale? E perché abbiamo bisogno proprio di questa fecondità intellettuale? È un libro che raccoglie saggi degli anni 90 e che pure continua assolutamente a parlarci. Io vorrei proprio sapere in che modo appunto c'è questa continuità. Dunque, dicevo, di questa fecondità intellettuale, della condizione che viene chiamata di volta in volta qui spaesamento, straniamento, distanza e molto altro, perché poi lo spettro terminologico è ampio, troverete appunto una magistrale lettura e realizzazione, se non l'avete già letto, nel libro di cui stiamo parlando. Ed è anche interessante vedere come appunto questa non sia una questione di principio, non sia la posizione di un principio, ma sia proprio la costruzione progressiva di un metodo. Sappiamo che il metodo Ginzburg è irripetibile, inimitabile. Ne parlavamo prima con Giampaolo Gri, no? Come si riesce, quasi non si riesce a descrivere come funziona questo metodo. E ancora una cosa voglio dire, però è lo stesso Ginzburg, anche in questo libro, in altri luoghi, ma soprattutto in questo libro, a dirci molto spesso di sentirsi in qualche modo inadeguato, di avere la sensazione dell'insufficienza delle proprie conoscenze. E stiamo parlando appunto di uno dei più importanti storici con cui possiamo interloquire. Quindi ecco, questa distanza non dà il senso di possedere i nostri oggetti di studio, ma dà questo senso di inadeguatezza che diventa fecondità. Allora è di questo che vorrei parlare questa sera con entrambi. Sono queste le questioni che mi interessano, sono queste le questioni che possiamo portare dagli anni 90 a oggi e probabilmente ancora avanti. Quindi la prima domanda che vi faccio, insomma, è un po' quali sono gli oggetti a cui, ideali, ecco, diciamo così, delezione a cui avete applicato questi atteggiamenti, questa modalità di approccio, e altri magari ai quali vorreste applicarli. Ginzburg parla in particolare, lo dice, lo dichiara nella prefazione, della questione dell'immagine come presenza e come assenza, e del rapporto tra ebrei e cristiani, che si dà sempre in questa sorta di doppio legame tra vicinanza e lontananza. E per Giampaolo Gri immagino che si tratti appunto del rapporto con la cultura popolare del presente, ma anche e soprattutto del passato. Per quanto mi riguarda è la questione della finzione che in determinate cornici poi si chiama letteratura, ma non sempre e non necessariamente. Ma lascio la parola a loro. Allora, che cosa facciamo di questa distanza? Ma diciamo qui, intanto grazie. Sono stati evocati molti temi e io proverò a rispondere a qualcuno, non so se a tutti, se tendo a essere troppo
verboso, la prego di interrompermi. Allora, io vorrei partire dall'epigrafe. Occhiacci di legno, perché mi guardate? Allora, Pinocchio è un libro che ho letto da bambino, come forse tutti qui, e diciamo mi ha fatto una profondissima impressione e col passare degli anni, riflettendoci sopra, ho capito che era anche un modello stilistico. In realtà l'elemento di straniamento in Pinocchio ricorre molto spesso. Una delle ultime interviste rilasciate da Italo Calvino a Maria Corti dice, per l'appunto parla, mi ha stupito questo, dice come Pinocchio fosse per lui un modello stilistico, diciamo la concisione, lo stile magro, ecco. Così ho imparato moltissimo da Calvino, ho avuto la fortuna di essere suo amico, lui era amico di mia madre molto e diciamo, nonostante la differenza di età, ho avuto la possibilità di fare lunghe conversazioni con lui. Ora, occhiacci di legno, perché mi guardate? Io immediatamente, risentendo questa frase, ho ripensato a tre parole latine che secondo me rappresentano, diciamo, l'eredità intellettuale più alta che ci venga dalla latinità. Prima lo dico in latino, poi lo traduco e lo commento. Fingunt simul creduntque. Questa frase è di Tacito e la cosa è, vuol dire fingunt, cioè diciamo lo creano, qui c'è la fictio, cioè il fictor è il vasaio, però di qui si passa anche alla finzione. Allora, lo creano e al tempo stesso ci credono. Simul, questo è veramente impressionante. Cioè, io credo che qui sia una profondità straordinaria, veramente. E diciamo che ci è voluto Freud per farci capire la profondità di questa frase. Allora, Geppetto ha fatto, sta facendo il burattino, però diciamo nel momento in cui gli occhiacci lo guardano si è dimenticato che li ha fatti lui. Quindi c'è come, diciamo, una distanza imprevista. Qui l'elemento della distanza è quello che mi ha suggerito l'epigrafe. E però anche per opposizione il fatto che la distanza può essere anche costruita. E qui allora arriviamo allo straniamento come espediente letterario. Io sono partito da un saggio celebre di Viktor Shklovsky e diciamo in cui lui parlava di straniamento riferendosi soprattutto a Tolstoi, a Guerra e Pace. C'è quel momento straordinario in cui Natasha va a teatro e diciamo si è invaghita di Anatol e diciamo vede sulla scena qualcosa che non capisce e che descrive in termini per l'appunto straniati. Ora, Shklovsky sottolineava il fatto che diciamo questo espediente letterario, cioè il non capire, ci consente di capire di più. Allora, quello che ho cercato di fare in questo saggio è di assumere una prospettiva più lunga di quella di Shklovsky, cercare di ricostruire in qualche modo la preistoria di questo espediente letterario. E poi ho scoperto che, diciamo, in realtà di straniamenti la letteratura occidentale ne conosce due. Uno è uno straniamento politico, che è quello, diciamo, politico tra virgolette, ma con delle implicazioni politiche in senso lato, che è quello di cui, diciamo, usato da Tolstoi e, diciamo, analizzato da Shklovsky. C'è una bellissima novella di Tolstoi in cui un cavallo, Holstomer è il titolo, il cavallo guarda gli uomini e dice, parla degli uomini con occhio straniato e non so se adesso troverò il titolo, dice molti tra gli uomini che mi definivano il loro cavallo, perché in prima persona, non cavalcavano, a cavalcarmi era tutt'altra gente e qui diciamo
il problema della gerarchia sociale emerge silenziosamente. Neppure mi davano il foraggio. Anche questi erano altri a farlo. Ecco, la gerarchia sociale, nell'eguaglianza. Del bene me lo fecero non quelli che mi chiamavano il mio cavallo, ma vetturini, veterinari o comunque persone strane, eccetera. Cioè qui l'occhio del cavallo vede, denuncia, senza diciamo farlo in maniera esplicita, ma diciamo proponendo una, attraverso una descrizione, l'ineguaglianza sociale del mondo umano. Ora, io ho cercato di costruire questa, la preistoria di questo, espediente letterario, ripartendo in realtà da Marco Aurelio, e in realtà Marco Aurelio è importantissimo per Tolstoi, quindi credo che in questa traiettoria c'è anche un elemento genetico. Quello che poi ho scoperto è che però esiste anche un altro straniamento, che è uno straniamento di tipo estetico, e questo è quello di Proust. Allora, lì, diciamo, il pittore El Stier, che compare nella Recherche di Proust, che è un miscuglio, questo pittore di Manet, Monet, Degas, eccetera, dipinge il mare come se fosse un prato. Cioè non dipinge quello che sa, ma quello che vede. Allora, qui ci sono quindi due tipi di straniamento. Qui potrei continuare, però forse devo fermarmi. No, penso che devo fermarmi. Allora, torniamo al primo straniamento. Io credo che il primo straniamento abbia, diciamo, una ricchezza intellettuale, morale, politica, che deve essere trasmessa nell'insegnamento. Cioè far capire che invece di dare per scontata la realtà, bisogna guardarla e non capirla per capirla meglio. Allora questa sospensione può essere insegnata, questo credo. Ecco, poi vabbè, può arrivare anche la, diciamo, l'esperienza dello straniamento estetico, ma questo diciamo è meno centrale dal punto di vista della trasmissione del nostro atteggiamento verso il mondo, quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso il mondo. E io credo, allora io ho avuto ieri una conversazione con una giornalista del Messaggero Veneto, non ho visto l'intervista, mi ha detto che cioè dovrebbe essere uscita, non lo so. Non oggi, ah no, forse esce domani, vabbè. Allora io dicevo che l'esperienza della pandemia, del Covid-19, in realtà diciamo ci ha imposto un esercizio di straniamento, nel senso che tante cose ci sono apparse incomprensibili, la realtà è apparsa opaca o imprevedibile, e a questo punto lo sforzo che bisogna fare è di cercare di utilizzare questa tragedia globale per capire meglio come funziona la realtà a seconda dei contesti, perché io credo che, ho detto globale, ma quello che devo dire, e avrà colpito tutti, è il fatto che, diciamo, la pandemia ha generato delle risposte estremamente diverse. E quindi io credo che lo storico futuro dovrà analizzare queste risposte per capire meglio quello che era possibile fare, quello che non era possibile fare, eccetera, quali sono state le forze che hanno moltiplicato o invece impedito di moltiplicarsi alla pandemia. Allora, quando si parla, se qualcuno mi parla dell'Italia di fronte alla pandemia, io dico, no, un momento, mi è capitato di dirlo con amici non italiani. Qui, diciamo, è emersa una diversità regionale e un ritardo del governo centrale. Ma quello che è successo in Lombardia è qualcosa che, diciamo, non è successo in altre regioni. Quindi dovremmo capire le implicazioni, lo sfascio del sistema medico prima, dell'assistenza medica prima della pandemia, le pressioni, se sarà possibile documentarle, che però sembrano presumibili, degli industriali lombardi che hanno impedito la chiusura, eccetera, eccetera. Taiwan. Perché a Taiwan all'inizio della pandemia
la diffusione della pandemia era così bassa. Io sono stato a Taiwan a fare delle conferenze anni fa, questa cosa mi ha colpito, cioè certo, quello che succedeva in Cina non ha avuto assolutamente per molto tempo, credo fino a oggi, niente di comparabile a Taiwan. Perché? Cos'è successo? Eccetera, eccetera. Brasile, l'India, cioè voglio dire, sono domande che evidentemente implicano una riflessione politica. E questo è un compito, che non sarà solo degli storici del futuro, ma che deve essere un compito che comincia oggi. E cioè non dare per scontata la realtà, tantomeno dare per scontata la pandemia, ma, di fronte alla costruzione di una domanda, di un sentimento di opacità, arrivare a una conoscenza più profonda. Non so se fermarmi qui, perché forse sì, ti prego. No, di fatto poi Schlauski appunto diceva che lo straniamento consiste nel riuscire a vedere le cose come se si vedessero per la prima volta. Sì. E la pandemia ci ha fatto vedere tante cose come se le vedessimo per la prima volta. E forse però adesso non siamo più in grado di rimettere in atto quello shock, possiamo dirlo, culturale, sì. Quel momento di grande cambiamento che abbiamo vissuto. E forse potrebbe essere davvero una risorsa quella spinta che ci è stata data. Perché poi Schlosky scriveva, no, non dimentichiamolo, nel 1917, sì. In un momento in cui le cose veramente stavano certo, cambiando. Di fronte alla tragedia della Prima Guerra Mondiale, però lui diceva, riferendosi alla vita quotidiana, che l'abitudine acceca. Sì. E questo è un dato di fatto. E d'altra parte, se non ci fossero abitudini, non riusciremmo a stare al mondo, perché voglio dire, questo è chiaro, in questo potremmo dirlo a nome di tutte le specie animali, non solo della nostra. Quindi le abitudini ci consentono di stare al mondo e però sono anche un elemento di accecamento. E quindi ricostruire la prima volta. È un'assunzione di un rischio, in qualche modo. No? Non si sta tranquille in quello che già conosciamo, ma ci si mette in gioco, appunto, si mettono a nudo in qualche modo anche i meccanismi stessi di costruzione della realtà. Questa idea di straniamento, c'è proprio l'idea di... Poi è stato tradotto in vario modo anche in italiano, procedimento, sì. Artificio. E invece qui in questo libro mi piace molto l'idea di congegno. Molto spesso emerge la parola congegno, come qualcosa che sembra meccanico, ma che poi naturalmente... Comunque abbiamo visto appunto che cosa significa fecondità intellettuale di una posizione. Significa appunto poter ricostruire delle genealogie, da dove viene questo atteggiamento, ma significa anche poter avere a che fare con una fenomenologia, perché sì. Da tanti punti di vista è necessario accumulare anche in qualche modo tante prospettive, tante possibilità in cui questi straniamenti si diano, tante cornici, come dicevamo prima. Per questo volevo chiedere a Giampaolo Gri in che modo l'antropologia utilizza questa fecondità. Potrei iniziare raccontando l'ultima mia prima volta. Quest'anno mi è ricapitato di tornare all'università per qualche lezione in un master, una vera esperienza di straniamento in qualche modo, fuori Palazzo Antonini, che è la sede dell'ex facoltà di lettere e filosofia, oggi di alcuni dipartimenti umanistici, ho letto, e la prima volta mi ha davvero colpito, un grande striscione, non ricordo le parole esatte, ma il senso era questo: in questa università non ci sono pregiudizi. Porca miseria. Però. So che, tornando a casa, mi sono detto, ma guarda, stanotte vorrei diventare una manina con lo spray e andare a scrivere sotto presuntuosi, punto di domanda. Capisco se avessero scritto siamo qui per fare delle analisi di pregiudizi, sì, sì. Siamo qui per curare dei pregiudizi o cose di questo, ma non abbiamo pregiudizi. Questo è un bel problema, arrivare il peso dei pregiudizi che arriva fino al punto di negare di averli. No, siamo dentro un circolo, e che un'università arrivi a proclamare l'assenza di pregiudizi al proprio interno, mi pare grave. Straniamento, come accorgersi dei pregiudizi, appunto, come accorgersi, come rompere la routine, eccetera.
di fronte alla diversità culturale, questo mi volevo arrivare un po' a questo punto, la diversità culturale, quali gli espedienti, come hanno fatto sul piano storico, come si è fatto, alcuni, mica tutti, soltanto alcuni purtroppo, a rompere il senso di superiorità dei moderni sugli antichi. Quando, come, chi, attraverso quali meccanismi, quali espedienti, e come hanno fatto gli antropologi, per fortuna abbastanza, non tutti, ma abbastanza, a superare il pregiudizio dell'etnocentrismo, il pregiudizio dell'eurocentrismo, insomma, o elementi di questo tipo. Sto pensando come risposta a queste domande sulla storia delle discipline, sulla storia del pensiero critico nell'ambito anche delle nostre discipline. Penso alla importante, alla grande riflessione, ricerca e riflessione contemporaneamente di Victor Turner, ad esempio, sulle creazioni culturali, a proposito di finzioni, sulle invenzioni culturali, sul rito al teatro, come strumenti, in questo senso, strumenti riflessivi delle culture, riflessivi nel senso pieno del termine, non soltanto come specchi dove una cultura, dove il pubblico va al cinema e se il cinema o il teatro è fatto bene, insomma, si vede riflesso, vede se stesso. Il rito, il teatro come specchi di quello che sta succedendo, ma riflessivi nel senso pieno, strumenti di riflessione. Pensa. Di riflessione. Questo mi piace pensare nell'ambito della riflessione sulla distanza. Come dal punto di vista disciplinare mi trovo, con tutti gli altri miei colleghi, mi trovo di fronte, ma credo anche insieme con gli storici, di fronte a una situazione, si tratta di creare distanza per vedere meglio. Nello stesso tempo però il problema come discipline che abbiamo è quello di superare la distanza che ci separa dalle culture, che ci separa da situazioni, da contesti molto diversi. Essere contemporaneamente, insomma, capaci di creare distanza e nello stesso tempo trovare degli strumenti per diminuire la distanza, per riflettere. E se posso, volevo anch'io partire da una citazione di Carlo Ginzburg che mi è piaciuta molto. Qualche anno fa, 5 anni fa mi pare, Carlo Ginzburg ha scritto un saggio che mi interessa perché riguarda il Friuli in partenza, viaggiare in spirito dal Friuli alla Siberia. L'inizio di questo saggio dice così, poco dopo l'inizio, ha un inizio sconvolgente, non ho mai conosciuto uno sciamano. È vissuto tutti gli sciamani che non vedono l'ora di identificarsi come benandanti, eccetera. Comunque, poco dopo ci sono queste espressioni. Storici e antropologi condividono in maniera diversa un'esperienza di distanza, quella che separa le categorie degli osservatori da quelle degli attori, i livelli di cultura etichemic, no? Ripresa dai linguisti, da Pike, dai linguisti. Questa è distinzione fondamentale, ormai il manuale di antropologia, pagina 1 o pagina 2 al massimo, introduce questa distinzione per gli studenti che si avviano sui sentieri della ricerca su questi fronti. Continua però Carlo Ginzburg dicendo una distinzione che modificherei così, o da modificare così. Gli osservatori, storici, antropologi, formulano obbligatoriamente domande etiche che sono inevitabilmente anacronistiche o etnocentriche. Attraverso il percorso di ricerca però si parte con un pregiudizio, si parte con dei pregiudizi, però il percorso di ricerca serve a questo, cercando di recuperare, però lo sforzo della ricerca è quello di recuperare delle risposte di carattere emic, formulate nelle categorie degli attori. A pagina 1 del manuale di antropologia c'è scritto dalla parte dei nativi, guarda che devi sforzarti di entrare
nella testa dei nativi, nella testa dei benandanti, nella testa di uno Zande, nella testa, insomma, mica cosa facile, un percorso, la distanza enorme, e spero, studente, che tu, ragionandoci, ti renda conto di questa distanza enorme, però guarda, qui ti insegniamo forse qualcosa su come superarla. Dove sta, continua la citazione, dove sta la prospettiva scientifica? Sta nel livello etic, come pensava l'inventore della distinzione, o sta a livello emic? Io credo, scrive Ginsburg, sempre così, finisce sempre così, non dà mai risposte precise. Infatti. Io credo nel dialogo potenzialmente inesauribile tra le due dimensioni, giustamente. Un dialogo fra le due dimensioni. E credo nell'utilità furba, in qualche modo, un vero espediente, un vero grimandello per entrare nel gioco, un grimandello che tu hai usato diverse volte. Credo nello scarto. Credo che uno degli elementi per entrare, per cominciare, insomma, questo gioco di rimbalzi fra le due dimensioni dell'osservatore e dell'attore, uno di questi grimandelli è proprio lo scarto fra le categorie dell'osservatore e le categorie dell'attore. Ecco, riuscire a rendersi conto e a entrare, metterci un cuneo e ad inserirsi nel gioco attraverso osservatori, attori, insomma, stiamo evocando anche altre professioni oltre agli storici e agli antropologi. E una delle qualità stimolanti da riconoscere a Ginsburg è quello di cercare di scoprire e di affrontare le analogie fra le professioni. Questo è un bellissimo gioco che hai inventato e che sai fare molto bene. Storici e cacciatori, storici, antropologi, sì, e medici, lo storico come giudice, l'inquisitore come antropologo, su analogie. Naturalmente giocando poi sulle somiglianze e le differenze, perché lì sta il bello delle analogie, che non sono equivalenze, sono solo analogie. Allora, mi vengono in mente due suggestioni e vorrei chiudere con queste. Sul fronte degli attori, nei primi tempi di Vicino Lontano, ricordo, diversi anni fa ormai, abbiamo molto discusso sul senso di questa etichetta, questo simbolo, Vicino Lontano. E ricordo che un giorno nella discussione è stato evocato il libro intervista di Lévi-Strauss con Didier Ribon, un bel libro, da vicino e da lontano. Cioè, abbiamo deciso di chiamarci Vicino, ma guarda che 10 anni fa qualcuno è uscito con da vicino e da lontano. Nell'epilogo dell'intervista il giornalista Ribon chiede a Lévi-Strauss da dove gli era venuta l'idea di intitolare quella che avrebbe dovuto essere Antropologia 3, no? Nella logica di Livi, ma di intitolarlo Lo sguardo da lontano, la distanza, Lo sguardo da lontano. Si trattava, chiede il giornalista, ma forse si trattava di prendere le distanze dalla società francese dove vivi, di staccare, insomma, lo sguardo in qualche modo. Lui risponde, no. Il titolo non è mio, dice Lévi-Strauss, giustamente. È preso in prestito dal Giappone, lui amava molto il Giappone e i giapponesi. Preso in prestito dal Giappone. Mi è venuto in mente, leggendo Zeami, 6 secoli prima, gli antichi, no? E i moderni, Zeami, il creatore del teatro No, a un certo punto Zeami scrive che la postura del vero attore, il vero attore chi è? Il vero attore è quello che sta contemporaneamente sul palco, di fronte agli spettatori, recita, ma nello stesso tempo è capace di stare in fondo alla sala e vedersi recitare. Ecco, questa è l'ambiguità su cui hai molto riflettuto, questa doppia, il tuo avvocato del diavolo, insomma, essere contemporaneamente giudice e accusato, questa capacità di sdoppiamento che è importante. Un secondo e ultimo esempio.
spettatori, il guardare, anche a me tanti stimoli di questo libro viene dai discorsi sulle immagini, dalla riflessione sulle immagini. Sarà una mia mania, ma io non so stare in un luogo senza pensare a chi c'è stato prima di me. No. Che differenza c'è fra il mio modo di starci qui dentro, qui a San Francesco oggi, e il modo di stare di quelli che sono venuti qui per centinaia d'anni prima di me? Sono qui, giro lo sguardo verso destra, vedo poco con i fari, ma insomma, quella rientranza che c'è qui verso destra, e lì, in questa rientranza verso destra, per 500-600 anni, la gente di Udine, del Friuli, veniva qui a San Francesco perché lì c'era la cappella, l'arca, dove era sepolto Odorico da Pordenone. Non solo, non c'era solo l'arca che adesso sta nella chiesa del Carmine qui a Udine, che è bellissima. C'era la cappella e c'erano gli affreschi, la cappella era tutta affrescata, che traducevano in immagini la relazione che Odorico da Pordenone ha scritto del suo viaggio in Estremo Oriente, India, Indonesia, fino in Cina. E la distanza fra Friuli e Cina, per la gente di qui, per i nostri antenati, era colmata da quelle immagini. Adesso quello che è rimasto di quelle immagini dopo il bombardamento di questa chiesa nel 1945, quando uscirete laggiù in fondo vedete degli affreschi staccati, e una parte di quegli affreschi sono la storia di Odorico, gli affreschi desunti dalla relazione di Odorico da Pordenone. Un po'. Immagino la relazione, forse la conoscete, l'avete letta, questo bellissimo mix, come tutte le relazioni che hanno creato non solo l'estremo orientalismo, la visione che l'Europa si stava facendo dell'estremo oriente fra il 1100, 1200, i viaggi, insomma, questi resoconti da Marco Polo, Quindi un po' il visto e un po' l'immaginato, questo impasto, finzione, no? Vero, falso, finto. Ecco, questo tema della finta. Come raggiungere, partendo da quello che si è, le categorie, il mondo dei significati di chi è lontano, di chi è distante, di chi altro. Come raggiungere, come conoscere la Cina, attraverso quali strumenti? Mi fermo qui, perché poi su alcuni di questi strumenti vorrei ascoltare anche Carlo. Sì, io vorrei subito intervenire, perché in realtà quando sento Giampaolo Gri, l'impulso a continuare la conversazione è irresistibile. Quindi vorrei dire subito qualcosa. E in realtà vorrei partire dal mio avvocato del diavolo. Per molti anni il mio avvocato del diavolo è stato Claude Lévi-Strauss. E ho avuto la fortuna, avevo ormai riflettuto per anni, di incontrarlo una volta nel suo ufficio a Parigi. Era un ufficio piccolissimo, Lévi-Strauss mi ha ricevuto con una cortesia straordinaria. Io guardavo, sul muro c'erano tre oggetti. Una maschera giapponese, poi una fotografia di Maurice Merleau-Ponty, filosofo a cui lui era molto legato, e poi una piccola fotografia in cui si vedeva solo la faccia di Merleau-Ponty, quindi un primo piano, un close-up ritagliato dalla fotografia più grande, vicino o lontano, perché naturalmente il particolare dava la sensazione di una vicinanza che la fotografia intera non dava. Ora, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dice che il fondatore dell'antropologia è stato Rousseau. Io direi, e qui diciamo c'è una conversazione ideale che andrebbe fatta con Lévi-Strauss, ma anche con te e con tutti voi, e cioè io credo che il vero fondatore dell'antropologia sia stato Montaigne. Nel saggio sui cannibali,
Montaigne racconta un episodio, e questo episodio, adesso vediamo, spero di riuscire a trovare il passo, scusate. Dunque, Il saggio dei cannibali è una lettura straordinaria che io consiglio a tutti. Pagina 27. E dice che degli indigeni brasiliani erano stati portati in Francia, e dice che questi indigeni si erano accorti che c'erano tra noi uomini pieni fino alla gola di ogni sorta di agi, e che le loro metà, l'espressione che usa, stavano a mendicare alle porte di quelli, smagriti dalla fame e dalla povertà, e trovavano strano che quelle metà bisognose potessero tollerare una tale ingiustizia e che non prendessero gli altri per la gola o non appiccassero il fuoco alle loro case. Ora, diciamo, io credo che tutto questo è finzione. Montaigne non ha potuto parlare con gli indigeni brasiliani in che lingua poi. Quindi gli indigeni brasiliani diventano, diciamo, una specie di sguardo da lontano per, diciamo, descrivere nei termini più crudi l'ineguaglianza sociale delle società europee, della Francia in questo caso. Quindi, diciamo, l'antropologia nasce con questa proiezione in buona parte fittizia, che consente una riflessione sulla nostra cultura, e da questo poi, per rimbalzo, un tentativo di conoscere le altre culture. Quindi la distanza gioca nei due sensi, e la distanza fittizia può generare una distanza reale da superare, come diceva Giampaolo Gri. Poi c'è il saggio su uccidere un mandarino cinese, in cui questi temi ritornano ampiamente, perché appunto lo straniamento è quella distanza buona, chiamiamola così, è quella che ci mette in atto questa fecondità di cui abbiamo parlato. Però poi c'è quella distanza, che è quella dell'alterità, che non conosciamo, di quello che non vogliamo anche vedere, quella dei ciechi, di Diderot, no? del suo discorso appunto sulla cecità. Per cui questa distanza ci consente di stare a proprio agio, di non vedere quello che non vogliamo vedere. Le cose sono lontane e dunque non ci toccano e non suscitano quel sentimento che si chiama empatia, no? Questa capacità di metterci nei panni degli altri. Io devo dire, personalmente, ho sviluppato negli ultimi tempi una sorta di insofferenza verso questa dell'empatia. Ah, perfetto. Sì, sì. Ah no, io l'ho anche detto. C'è un'intervista in cui a un certo punto... Non l'avevo vista, ma... sì, qualcuno usa la parola, la persona che mi intervista usa la parola empatia, io dico, è una parola, è un termine che detesto, ho usato letteralmente questo termine, ma perché? Allora, infatti, ecco. perché straniamento sia di empatia? No, allora, parliamo di questo. Io credo che empatia sia, diciamo, un trucco, cioè nel senso che immedesimarsi negli altri è impossibile. Quindi, dà per risolto un problema che invece esiste. Allora, mentre l'empatia dà per scontato qualcosa che invece si vuole raggiungere, lo straniamento pone le premesse per una comprensione. Io dico non l'empatia, ma la filologia nel senso di Vico. Cioè Vico, Giambattista Vico, che dice, sottolinea la distanza nei confronti della storia del passato, potenzialmente anche delle altre culture, eccetera, la filologia, il termine che lui usa, ingloba anche lo studio delle immagini, quindi l'antiquaria, eccetera. Quindi, sì, ancora una volta, il buon uso della distanza, potremmo dire. Un buon uso della distanza che, appunto, dipende anche dalla... Ecco un'altra parola che, secondo me, circola moltissimo, dobbiamo fare molta attenzione. Narrazioni, anzi, a volte anche dal calco inglese narrative. Qualcuno parla di narrative. Questa idea che le storie che ci aiutino in qualche modo a risolvere i problemi, a riparare. Walter Sitti ha scritto recentemente un libro su questo, in cui dice, no, che l'idea che la letteratura possa riparare, ci possa dare conforto, ci possa fornire delle soluzioni. E a me sembra invece che proprio l'idea di finzione,
e poi appunto la finzione pensata in questo stretto nesso con lo straniamento ci dia questa possibilità di non cadere in questa rete dello storytelling, come vogliamo chiamarlo, che è una gabbia, in fine. Una gabbia. Ecco, allora, io sono completamente d'accordo anche su questo, e cioè nel senso che questa enfasi sulla narrazione nasconde una posizione contro cui io ho combattuto per decenni, e cioè che tra le narrazioni di finzione e le narrazioni storiche non esista nessuna differenza rigorosa, nel senso che tutto è finto, tutto è finzione, tutto è narrazione, nel senso che la differenza fra le narrazioni vere, che cercano di essere vere, e quelle di finzione non c'è, diciamo, un confine rigoroso. Ora, però, questo è solo il primo passo della riflessione, perché in realtà noi, diciamo, dalle finzioni possiamo imparare moltissimo, a patto di tenere ben distinto il vero, il falso e il finto. Cioè, diciamo, io citavo prima, diciamo, quella che io credo sia una registrazione finta, cioè di un evento che non si è mai verificato da parte di Montaigne, cioè, diciamo, gli indigeni brasiliani non gli hanno parlato, è lui che proietta, diciamo, e costruisce una finzione. Però, ecco, la nostra specie è in grado di produrre finzioni, è in grado di imparare dalle finzioni, è in grado di distinguere tra le finzioni vere e quelle che non lo sono. Cioè la verità della letteratura, della finzione, si situa a un livello diverso rispetto a quello della storia. Vabbè, ma questo è ovvio. Possiamo continuare? Forse ovvio no, perché in realtà è stato negato. Non è così ovvio. Ecco, non è così ovvio. Però adesso voglio fermarmi qui. Siamo passati a un altro libro, vero? È vero, è vero. Sì, infatti, che però appunto ritorna. Ma non a caso, perché le cose sono... Sì. sono però molto... tu sei stato il primo a citare i tre termini, Sì, 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 è vero. È vero. Non potevamo non evocare. Però questo problema della vero-falso, insomma, questo problema della capacità, in ultima istanza, di riuscire a distinguere fra la narrazione che tende verso la verità e la narrazione finta invece, che gioca, che ha le sue funzioni, che ha le sue capacità operative anche lavorando sull'immaginario più estremo, insomma. Questo pone un problema. Io, fra i tanti saggi del libro, quelli della edizione precedente li ho digeriti alcuni anni fa, digeriti, insomma, letti, pensati, ripensati, discussi anche con gli studenti alcuni qualche anno fa. Mi ha interessato, naturalmente, adesso che la ristampa è stata fatta, l'ultimo saggio, il nuovo, il decimo saggio. L'ultimo mi fa pensare molto, perché pone il problema dell'esperimento. No. Qui giochi duro, nel senso che dentro la possibilità, per quel che possiamo, di distinguere il vero dal falso, cioè, si passa attraverso delle procedure, si passa attraverso l'invenzione delle procedure. E nella mia disciplina, di nuovo pagina 3 questa volta del manuale di antropologia culturale, c'è scritto osservazione partecipante e comparazione. I due pilastri su cui, leggendo il tuo saggio, cioè, ragioniamoci bene su queste due, su questi due pilastri capaci, che dovrebbero renderci capaci di creare distanza e di superare la distanza nello stesso tempo, di avvicinare il punto di vista emico il più possibile senza cadere nel tranello dell'empatia, della conversione dell'antropologo nella cultura che va a studiare, insomma, come qualche volta è successo. Il problema dell'esperimento, il problema dell'esperimento come strumento di conoscenza, di penetrazione ulteriore rispetto a quello che non si sa. E qui l'analogia fra scienze umane, storia, antropologia, le altre scienze umane, sperimentazione in campo medico è davvero interessante. Qui è scritto alcune pagine molto, molto penetranti. L'esperimento a doppio cieco, la misura dell'efficacia, la misura... Per chi fa questi esperimenti, la misura dell'efficacia di primo livello,
quello che, non so, in antropologia medica chiamano l'efficacia tecnica, in qualche modo, l'efficacia del principio attivo dal punto di vista biologico, biofisiologico, non so. Però per un antropologo naturalmente l'efficacia va bene, ma non c'è mica solo l'efficacia tecnica. C'è l'efficacia psicoterapica, c'è l'efficacia simbolica, c'è l'efficacia sociale. Capisco l'esperimento a doppio cieco per distinguere il placebo dal farmaco, ma per queste altre efficacie, per questo aspetto più complesso dell'efficacia, è come il problema del fingunt, eccetera. Sì, la finzione, questi fingono, costruiscono l'idolo e poi ci credono. Però ci sono molte finzioni. Ci sono finzioni, se io mi mettessi a lavorare con un po' di terracotta mi verrebbe fuori un mostro, un mostriciattolo, e potrei anche provare a credere di aver creato un dio dentro questo mostriciattolo. Però ci sono finzioni di una potenza. Una potenza che uno dice, ma come fa a inventarsela questa cosa? Come fa a inventarsi quella fiaba? Come fa a inventarsi quel film? Come fa a inventarsi quella... eccetera. Ecco, il problema dell'esperimento a doppio cieco applicato alle scienze umane. Qui vorrei sentirti approfondire questo aspetto. Allora, io diciamo ho fatto questo paragone, cioè fra l'esperimento doppio cieco in cui diciamo viene somministrato a un gruppo di pazienti una sostanza di cui si vuole valutare l'efficacia e a un altro gruppo di pazienti dell'acqua distillata, però diciamo i pazienti non sanno che cosa ricevono e non lo sa nemmeno chi somministra le sostanze, quindi non un esperimento a cieco ma un esperimento a doppio cieco, perché diciamo, c'è solo una, diciamo, una istanza superiore che conosce diciamo, quali sono le sostanze e a chi vengono destinate. Perché si pensa, e questo è veramente impressionante, che la cosa è stata valutata, che se chi somministra acqua distillata e supposto medicamento sa, il risultato ne viene influenzato. Ora, è questo che mi ha colpito, cioè, diciamo, su questo io ho fatto il paragone, il caso ha voluto che ne parli di nuovo qui, con i benandanti. Perché? Perché io, diciamo, ho paragonato la situazione dei processi dei benandanti, in cui ci sono gli inquisitori e i benandanti, e poi c'è un'ulteriore istanza che sono io, che io diciamo potrebbe essere un altro storico naturalmente, ma diciamo che valuto il rapporto che si crea tra diciamo gli inquisitori e i benandanti. Allora dico, e qui subentra una divergenza fra diciamo l'atteggiamento dello sperimentatore doppio cieco e lo storico. Io dico, mentre diciamo per lo sperimentatore le ansietà, i dubbi, le angosce dei pazienti sono qualcosa che va controllato il più possibile, invece per lo storico tutto questo è materia di riflessione. Mi ricordo che io quando stavo lavorando su questo tema del doppio cieco incontrai qualcuno che mi disse che, uno scienziato, che in realtà anche diciamo, gli animali provano delle angosce che possono creare, perturbare diciamo, il risultato dell'esperimento. Quindi io dicevo, anche se c'è una analogia, i fini poi sono diversi, nel senso che lo storico cerca di come dire, studiare il rumore, fra virgolette, che invece disturba lo sperimentatore. Devo dire che su questa nozione di esperimento su cui tu ti sei fermato, io poi ho scritto un saggio che diciamo in inglese, è uscito in inglese, però diciamo, l'ho poi tradotto in italiano, non è ancora pubblicato, uscirà in settembre in un libro pubblicato da Delphi con dei saggi miei. Si chiama Microstoria e storia del mondo, in cui io per la prima volta
mi sono trovato dissentire da Marc Bloch. Cioè Bloch, nelle sue stupende riflessioni metodologiche, c'è una cosa che distingue quelli che lavorano sulle scienze naturali e quelli che lavorano sulle scienze umane. Cioè ai secondi, a quelli che lavorano nelle scienze umane, l'esperimento è precluso. Non possiamo, rilanciare, ripetere, mettere in scena un movimento religioso. Lo impedisce, uno scrupolo morale e in realtà la cosa sarebbe impossibile. Ora, quello che io cerco di sostenere in questo saggio, che adesso ho tradotto, è che se noi però ci mettiamo sul piano dell'esperimento mentale, questa differenza non esiste più. L'esperimento mentale accomuna gli scienziati delle scienze dure cosiddette e gli scienziati, gli antropologi, gli storici, eccetera. Perché? Perché mentre lavoriamo, noi e loro, usiamo un come se e quindi formuliamo delle ipotesi, no? Che consentono poi di arrivare a formulare una prova. Cioè la ricerca è punteggiata da esperimenti mentali. Io in questo saggio ho cercato di delineare una traiettoria, una genealogia di questa nozione dell'esperimento mentale che comincia con Hobbes, continua con Vico che legge Hobbes in latino, cosa che per esempio Croce aveva non è assolutamente preso in considerazione. Il nome di Hobbes non compare nel saggio fondamentale di Croce su Vico. Invece, se uno va a vedere il Leviatano in latino, tradotto in latino da Hobbes, che Vico ha letto, questo lo dico senza usando l'indicativo, l'ha letto, trova dei passi che Hobbes ha aggiunto e che Vico ha sfruttato. Quindi qui si apre, un campo di ricerca bellissimo. E quindi ho seguito, questa genealogia fino al secolo XX e, storico e metodologo inglese Collingwood, molto noto, che ha imparato moltissimo da Croce, da Gentile, da De Ruggiero, e che parla di reenactment, cioè di riattuazione, di rimessa in scena. Ora, qui, lo dico brevissimamente, si tocca un tema idealistico, in senso stretto del termine, cioè che noi ripensiamo la storia e secondo Croce la ripensiamo, secondo Gentile solo in quel momento la storia diventa attuale. Una divisione assoluta su cui i due sono scontrati, quando già si erano scontrati sul rapporto col fascismo. E però, reenactment vuol dire oggi anche qualcosa di assolutamente diverso, e cioè la messa in scena, per esempio, della battaglia di Waterloo, in cui della gente vestita da soldati napoleonici, eccetera, eccetera, va sul campo di battaglia e ricombatte la battaglia. Vabbè, questo è, si chiama storia, adesso mi verrà in mente, non è di questo di cui mi sono occupato, è l'idea di esperimento mentale. E io credo che qui si apra un campo di riflessione estremamente importante, cioè come l'esperimento mentale accomuni tutte queste scienze. Tutte. Grazie. Su questo appunto abbiamo visto che cosa significa immaginare, ragionare su un metodo, guardarlo anche in un certo senso da una posizione straniata, perché poi ci sono tanti esempi di questo all'interno del libro. C'è Cervantes che fa dopo tutto questo, no? Mette in scena se stesso nell'atto di scrivere. Ma poi poco fa appunto Gianpaolo Gri parlava di teatro, della ritualità del teatro, ma di quel teatro in cui l'attore guarda se stesso da lontano, che è poi la tesi del rito, perché questo è certo. Nell'ambito delle culture contadino, delle culture certo. Tradizionali, il teatro è borghese da questo punto di vista, no? Invece la capacità di chi
se uno fa ricerca sul campo, sull'uritto, si rende immediatamente conto della capacità delle maschere di Resia di essere contemporaneamente uno, Giampaolo Gri, e nello stesso tempo certo. Il Pust, la sì. Maschera del carnevale. Questo tema della maschera è un tema potente. E anche questo torna, no? Nel certo, libro torna. Assolutamente c'è tutto un'analisi su questo e anche poi sul quello che viene finito il tema del doppio e anche appunto sul, di nuovo su quell'incertezza, no? Su quel rischio, su quella sensazione di toccare qualcosa che ci mette a disagio, che ci dà il senso di inadeguatezza, di insufficienza degli strumenti che abbiamo a disposizione. Poi dopo tutto Brecht non diceva una cosa molto diversa quando è andato a cercare l'esempio di Mei Lanfang del teatro tradizionale cinese, anche quello poi non a caso si chiama straniamento, e sono costellazioni in cui sembra veramente qui di, grazie a Carlo Ginzburg, a Giampaolo Gri naturalmente, di unire dei puntini che di volta in volta ci danno delle immagini diverse, non solo del passato ma anche del presente con cui dobbiamo fare i conti. Non dico soltanto questo, che la gravità della situazione che abbiamo vissuto e speriamo di non dover vivere più è stata anche la mancanza di questi aspetti. Cioè è mancato il teatro, è mancato un certo tipo di ritualità, è mancata la possibilità che l'arte pensasse proprio nella performance, nella presenza, non soltanto attraverso il doppio delle immagini. Ecco, allora io ho avuto la fortuna da ragazzo di poter vedere, credo, uno dei più grandi mimi del XX secolo, cioè Marcel Marceau. Marcel Marceau metteva in scena una cosa che durava pochissimi minuti, cioè si metteva una maschera e poi cominciava a cercare di togliersela e non riusciva. E quindi c'era questa cosa tutta silenziosa in cui c'era la maschera che si incollava al volto. Una cosa impressionante e che ha una ricchezza metaforica straordinaria, no? Soprattutto se pensiamo che ha tutti i significati di masca, è la strega naturalmente, sì. E poi la maschera è la figura, e cioè diciamo la individualità sociale, insomma non si finisce più. E la persona. La persona esattamente. Sì. Poi torna al tema dei tuoi benandanti. Che sono altro. Dove sta? Quando si mettono a denunciare le streghe in piazza, dove sta la verità? La verità loro la vedono là, quando sono in sogno, lì riconoscono la vera natura di questa e di quella donna e possono andare in piazza a rivelarla. Questo problema di una verità che si rivela soltanto nel doppio, non si rivela nella vita quotidiana, lì non si svela, lì le persone indossano maschere nel senso in qualche modo deteriore del termine, non sono se stesse, insomma. Ed è lo stesso discorso dell'etico e l'emico, no? Chi guarda e chi è guardato nel caso di Benandante, che poi è quello che succede a Geppetto in quel momento. Che oscilla tra l'incertezza e l'inquietudine, nasce proprio dal fatto di essere allo stesso tempo, appunto come dicevamo, osservatore, osservato. Io ho un'ultima curiosità su cui volevo chiedervi qualche cosa, perché appunto questo libro e tutto quello che abbiamo detto ha molto a che fare con la questione delle immagini, del vedere, no? Shklovsky parla appunto di vedere le cose come se le vedessimo per la prima volta, delle immagini che hanno perso il loro potere di suscitare delle sensazioni, invece dell'arte proprio... Lui lo dice chiaro e tondo, no? Come è arte quella che veramente riesce a straniare, che riesce a provocare questo effetto, perché poi lo straniamento è un effetto, lo straniamento non prescinde da questa relazione tra chi guarda e chi è guardato, no? Chi è guardata. Però c'è qualcosa in questo libro che riguarda non soltanto le immagini, ma anche degli spunti che mi piacerebbe provare qui a mettere in campo sui suoni. Sulle parole, che cosa significa mettere in campo appunto rispetto alle immagini? Abbiamo vissuto di immagini, no? In questi mesi, ti vedo, non ti vedo, e invece la parola, il suono in qualche modo rimanda alla presenza naturalmente, no? Al fatto di poter scambiare, in che modo possiamo recuperare il suono e non soltanto la visione, anche l'udito? Mm?
Mi fa pensare che la distinzione fra emica e etica l'abbia inventata un linguista, sì, non a caso. Mm. Questa dimensione in qualche modo oggettiva dei fonemi, mm-hmm, ogni lingua ha il suo sistema di fonemi, arbitrari, convenzionali, tutto quello che si vuole, ognuno dei sistemi totalmente, tanto che non è possibile definire quando un suono è un fonema se non provi a sostituirlo dentro un morfema. Questo impasto, insomma, di oggettività e nello stesso tempo di soggettività. Pensavo che nelle culture popolari, scusa, certo, le culture tradizionali, culture la narrazione passa attraverso la voce, il suono, no? Sì, le culture orali, non solo, ma le culture orali hanno una sensibilità sonora. Se uno sente la fiaba raccontata da Tina Vaitava di Resia, ad esempio, la sente, la ascolta una narratrice vera, non di terza mano come può succedere alla nonna che oggi racconta la nipotina, ma di prima mano, cioè una figlia diretta della tradizione orale, si rende conto che c'è una ricchezza, uno stile tutto particolare, uno stile tutto diverso. Cioè, avvicinare la cultura popolare da questo punto di vista, una cultura orale tradizionale, è come affrontare una cultura totalmente diversa. La più grande illusione dei folcloristi, sì, nell'ambito dell'etnologia europea, diciamo così, è quello di pensare che le culture popolari in fondo sono la mia cultura. Se io gratto dentro me stesso è lo stesso fondo, anch'io faccio parte. No, invece questo dal punto di vista dello straniamento è un inganno terribile. Se io voglio capire un po' della cultura popolare, devo capire che devo mettermi nella condizione di pensare che quella è proprio un'altra lingua. Quando io mi metto a ragionare sui benandanti, devo imparare la loro lingua. Non è la mia lingua, non è che posso presumere di essere un erede, no, no. È proprio un altro mondo da questo punto di vista. E questo mi serve per farti forse anch'io un'ultima domanda. Prima hai citato Bloch. L'esperimento mentale, dice, è un bel grimandello, da pensarci su molto. L'altro aspetto che unisce storici e antropologi in qualche modo, a partire da Marc Bloch, è il problema della comparazione. Come lo leggi? Esperimento e comparazione. È equiparabile in qualche modo, con tutte le somiglianze e differenze, all'esperimento a doppio cieco, ad esempio, a quel tipo di sperimentazione o no? Beh, io credo che la comparazione sia una delle possibilità, ma una possibilità decisiva all'interno degli esperimenti mentali. Io ho messo in epigrafe a quel saggio sopra etiche e emic una frase di Bloch ironica che dice fortunati gli studiosi di chimica che hanno avuto a che fare con degli elementi che non nominavano se stessi. Allora è chiaro che gli storici invece hanno a che fare con degli attori e delle attrici che nominano se stessi, e quindi lì comincia tutta la complicazione che Bloch analizza. Ora quindi io in quel saggio che citavo prima, microstoria e storia globale, a un certo punto arrivo, dopo questa lunga traiettoria, a riformulare una battuta di Croce. Croce dice, questo è noto, è famoso, ogni storia è storia contemporanea. E io dico, ogni storia è storia comparata. Perché? Perché c'è anzitutto la comparazione tra noi e loro. E questo è, quindi etica emic, questo è decisivo, cioè naturalmente poi esiste la possibilità di comparare diversi attori, eccetera, eccetera, no? E anche attraverso la storia della storiografia comparare diversi osservatori, questo è chiaro, però ogni storia è storia comparata. Io credo che, diciamo, questa riformulazione la battuta di Croce ha molti significati, ma adesso sarebbe lungo ritornarci sopra. Però io credo che dire che ogni storia è storia comparata sia un'affermazione che non riesco a vedere smentibile, ma forse mi sbaglio.
E si tratta poi di vedere che cosa si fa, no? Che cos'è comparare. Ah, certo, ah, non c'è dubbio. Questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio. Se non è che il debut. Ci sono tanti modi, no, di comparare, certo. Sono modi in cui si parte da se stessi e se stesse per ritornare, e ci sono modi in, certo, cui appunto ci si fa straniare, sì, sì, e destabilizzare, certo, senza una via già segnata. Bene, io credo che possiamo concludere qui. Volevo appunto semplicemente ricordare che alla fine proprio di questo libro, nell'ultimo saggio, il decimo, che si intitola Schemi, preconcetti, esperimenti a doppio cieco, di cui abbiamo tanto parlato, Carlo Ginzburg riflette appunto sul suo mestiere di storico. È molto affascinante questa idea che ci ha detto prima Giampaolo Gri, che lo storico è sempre una professione che si mette in relazione con altre, perlomeno nella visione di Ginzburg. Lui che gioca, certo, su questi equivoci. È bellissimo, non ci avevo mai pensato, ma è vero che è una costante, sì, cioè, si ripete tutto questo. E dice, dalla storia si può imparare una cosa, il senso del limite. Questa idea del senso del limite, lo straniamento e la distanza forse ci danno proprio questo senso del limite, come dicevo in apertura, no? Non l'idea di poter dominare completamente il mondo che ci circonda, ma sapere, come ci hanno dimostrato questi ultimi mesi, che il senso del limite è qualcosa con cui dobbiamo imparare a fare i conti. E poi appunto l'esperienza insegna che l'esperimento, qualunque esperimento, può essere sempre riaperto alla luce di domande diverse. E naturalmente poi questo libro si conclude con una frase che non posso non citare: la ricerca non finisce mai. E credo che sia proprio il viatico, diciamo così, migliore di tutto il lavoro che Ginzburg ci ha presentato in questi anni e anche ha voluto condividere con noi oggi. Quindi lo ringrazio, grazie, moltissimo, e ringrazio naturalmente Giampaolo Gri. Grazie. 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 Bravo.